Sarei scontato se dicessi che vedo troppa superficialità e menefreghismo in giro? In questi casi mi riferisco soprattutto al popolo di Internet, che non è altro che lo specchio della società di oggi. Vedo che la gente guarda i video e i post pubblicati nel canale, nel blog e nei vari social. La gente ti osserva, ti studia silenziosamente, senza lasciare né commenti né like, né il resto. Non c'è partecipazione e scambio, che trovo stimolante e costruttivo. Questa, a mio avviso, è solo mancanza di rispetto verso chi spende tempo per realizzare un video, o per scrivere un post, sprecando energie e perdendo a volte anche il sonno. Forse molti di voi, una piccola parte, non ha minimamente idea di quanto fatica ci sia dietro un video, un articolo, un post. O forse lo sa e alla fine chi se ne frega. In questo modo come faccio a sapere cosa vi piace e cosa non vi piace? È come camminare bendati in una foresta. Poi ci si scoraggia, si soffre, e si comincia a dubitare delle proprie capacità, pensando forse non valgo un tubo, oppure forse non sono così bravo come credevo o speravo di essere. Purtroppo la gente è sempre più distratta ed egoista. L'ho visto anch'io personalmente durante i 6 anni in cui ero sempre presente su Facebook. Per chi non lo sapesse, ero molto attivo. Avevo più di 2000 followers iscritti al mio profilo. Sembravano tutti amici e che la mia presenza fosse davvero qualcosa di speciale ed indispensabile. È bastato chiudere di mia scelta il profilo per essere totalmente dimenticato. Ci credete che è come se non fossi mai esistito? Sembrava che tutti si fossero dimenticati di me in pochi mesi. Nessuno pubblicava un mio video o articolo. Quasi nessuno mi ha cercato, o se l'ha fatto è stato in modo sbagliato. Fra questi c'era anche gente che conosco di persona. Poi quando ho chiesto aiuto, nessuno, dico nessuno, ha alzato un dito per aiutarmi, a parte pochissime persone che si possono contare sulle dita di una mano. Stavo veramente male, moralmente soprattutto, finanziariamente, e le cose sono andate sempre peggio. Ho toccato quasi il fondo ed ancora oggi non mi sono totalmente ripreso. Sto cercando di risalire, di andare avanti, sempre. Quando mi è capitato di incontrare alcune persone per strada, mi chiedevano: ma li fai ancora i video? Certo che li faccio. Non mi sono fermato. Ma per loro, solo perché non ero più presente su Facebook, era come se fossi inattivo. Non esistevo più, incredibile. Questo è per farvi capire quanto fossi instabile, distratta e superficiale la società di oggi. Quindi qual è lo scopo di questo video? Spronare la gente a migliorare, ad abbandonare queste cattive abitudini ed incoraggiare gli altri ad andare avanti. Forse un giorno i frutti si vedranno.